Buonasera a tutti quanti, siamo qui alla conferenza stampa della 10ª edizione del Festival Internazionale del Film Corto Tulipani di Seta Nera. Un'edizione importante, come potete immaginare, la 10ª, significa che il festival non ha solamente avuto degli scopi iniziali di sensibilità, di promozione per molti registi, attori validi, ma in sé si sta consolidando all'interno di quello che è il circuito internazionale delle promozioni dei cortometraggi. Sapete che i cortometraggi di questo festival hanno soprattutto un indirizzo di scopo sociale. I temi più importanti sono quelli, anzi i temi potremmo chiamarle azioni importanti, sono quelle relative all'inclusione e all'integrazione sociale attraverso tutta una serie di percorsi che poi sono disegnati dai sceneggiatori e dai registi che partecipano e sono selezionati per questa rassegna. Accanto a me ho chi quest'anno rappresenterà almeno i primi due verso di me, i conduttori, e gli ultimi due, padrino e madrina, rappresenteranno i volti della 10ª edizione del Festival Tulipani di Seta Nera. E possiamo cominciare qui dalla mia sinistra, Metis Di Meo, la conosciamo come inviata e conduttrice su Rai 1, Uno Mattina, il conduttore di Uno Mattina, Franco Di Mare. Poi abbiamo due colonne storiche della giuria di questo festival, anche perché Caterina D'Amico e Carlo Brancaleoni ormai rappresentano i cattivi della giuria, quindi quelli che trasformano la nostra generosa, soprattutto la generosa attività che fa Paolo Tassone di organizzare e raccogliere molte opere in giro per tutta quanta Europa, a volte anche fuori Europa. Abbiamo avuto anche cose che sono arrivate dall'Iran, dagli Stati Uniti, e le trasformano. Poi, dopodiché, loro cosa fanno? Selezionano i migliori e quindi assegnano quelli che sono i premi di rito ad una rassegna che merita. E poi, ecco, i due volti che rappresentano per noi la generosità che c'è dietro il Festival Tulipani di Seta Nera. Quindi Gianmarco Tognazzi e Valeria Melillo, conosciuti tutti e due sia per l'attività di carattere cinematografico ma anche per l'attività di carattere televisivo e per tutti i progetti che poi coltivano. Sono stati selezionati da Paolo Tassone perché sono due persone che, al di là di quello che fanno di fronte allo schermo che tutti noi vediamo, diciamo sono dei tulipani al di là di quello che si vede, perché poi si occupano veramente di temi di profondità culturale e quindi legati al tema del cinema e della televisione. Allora, la mia attività di introduzione è finita, poi presenterò anche gli altri ospiti che sono qui in platea, che sono altri punti importantissimi del Festival Tulipani Seta Nera, e lascio la parola alla persona che scrive quello che è il soggetto e quindi quello che si occupa proprio della rassegna a tutti gli effetti, la nostra autrice Paola Tassone. Grazie, buonasera a tutti. Sono veramente felice di avere questa ampia partecipazione questa sera a questa conferenza stampa all'interno del Boscolo, che ci accoglie, e allo chef Nico Sinisgalli, e soprattutto a voi che fate parte attiva del festival, quindi a Metis, a Franco Di Mare, a Carlo Brancaleone, Caterina Amico, Gianmarco Tognazzi e Valeria. E devo dire che ci sono tante persone che oggi insieme a me attivamente sviluppano il progetto. È nato nel 2007, forse alcuni di voi non lo sanno, mentre altri fanno parte dalla prima edizione. Oggi festeggiamo i 10 anni e quindi era importante trovare una bellissima location per dar luce a questa situazione bellissima, che è quella di parlare del cortometraggio sociale. Inizialmente si pensava nel 2007 che si parlasse con pietà, pietismo, che sarebbero troppo temi tristi, invece no, la diversità, andare ad accogliere quello che sono le differenze,
porta ad avere un'uguaglianza, e noi questa uguaglianza vogliamo far riflettere attraverso la settima arte, che è appunto il cinema. Utilizziamo quindi il cortometraggio per dare una doppia finalità, quindi una vetrina importante ai registi, e dall'altra parte dare a chi guarda il film, il cortometraggio in questo caso, un momento di riflessione. E vogliamo partire con i 14 finalisti? Assolutamente sì, svela i nomi dei 14 finalisti. Allora, i 14 finalisti per questa 10ª edizione, i corti finalisti sono Stanza 8, racconta il pregiudizio, una scelta d'amore ed integrazione. Il primo che passa, è un film che parla delle differenze, delle paure, della paura verso l'altro, verso un bambino che invece non ha pregiudizi. M603 è l'incomprensione tra i genitori, il mancato dialogo, il nostro piccolo segreto, la delicatezza del racconto di una malattia che ti cancella la memoria. Senza occhi ma né bocca, da un evento tragico che cambia tutta la vita, arriva ad avere un perché. Vendesi parla del pregiudizio. Maria, il grande desiderio di diventare madre. Luci bianche, tradimento. Vicolo Street, i luoghi che rinascono da nuovi contenuti artistici, quindi la street art. Le ali velate, uno sguardo sulla società attuale, una donna in metamorfosi, l'Oriente che abbraccia l'Occidente. Drop parla di un grande, grande senso di legalità. Superman, la fantasia di una rivincita in chiave eroica. Contando le formiche, parla di un grande sogno, un grande viaggio che cambia poi dopo la scoperta di una malattia. Carlo e Clara parla del grande amore infinito, la rinascita. Vorrei passare la parola adesso al... Ok, grazie Paola Dassone. Un applauso. Allora, lascio subito la parola a Franco Di Mare, che esordisce come conduttore del Festival Tulipani Nera. Fin le scorse edizioni c'è stato un collega, Giancarlo Magalli, più alto. Giancarlo aveva il vantaggio di avere la battuta facile, perché lui diceva: siccome è un festival di corti, hanno scelto me come conduttore. Adesso sentiamo Franco Di Mare cosa si inventerà, perché è stato scelto come conduttore di Tulipani Seta Nera. Grazie, buonasera a tutti. Allora, sono particolarmente onorato ovviamente di essere il conduttore della 10ª edizione, ma perché poi anche i numeri hanno la cabalistica, una sua funzione specifica nella narrazione, quindi questa è di sicuro un'edizione particolare. Io con questa edizione però, scelto dagli organizzatori, da Paola Dassone, da Rai Cinema, sono anche, come dire, l'apripista di una nuova serie di conduttori balletto, perché io non farò altro che assistere Metis, che è la vera conduttrice della giornata, quindi io non farò un grande... Sono stato scelto fondamentalmente per assonanza di cognome, Di Mare, Di Meo, e quindi non la vivo come una diminuzio, però, perché nelle politiche di genere ci sta anche un riequilibrio, diciamo, delle cose. E probabilmente... Sono stato scelto anche in ultima battuta, in ultima analisi, per il fatto che, avendo fatto l'inviato ed essendo stato in zone del mondo dove nessuno normalmente vuole andare, i luoghi dove ci sono conflitti, dove ci sono calamità naturali, terremoti, al punto che la gente, tanto per stare in tema con la tristezza, la gente, quando ho avuto timore a lungo, per tanti anni ho fatto l'inviato di guerra, per 20 anni, ho avuto timore che la gente, quando mi vedeva per strada, si toccasse. Perché, insomma, uno sono portatore di sventure, le Cassandre, gli uccelli del malagore. Invece non so, io sono un carattere allegro, gioviale. E peraltro nella vita che ho fatto, nella vita precedente, quando poi ho fatto il conduttore una mattina, che è un'altra forma di resilienza particolare,
quando ho fatto il conduttore di Roma mi sono reso conto che quello che avevo fatto prima era niente rispetto ai veri pericoli che si corrono al lavoro, e però avere fatto l'inviato di guerra mi ha messo nelle condizioni di vedere che poi, come diceva Hemingway, in guerra si incontra tanta bella gente e che nei luoghi, i limes, i luoghi di limite, i luoghi di confine sono in realtà dei luoghi di confronto, non soltanto diciamo bellico, ma di confronto di differenze, di confronto di diversità e di arricchimento. Se ci pensate, i luoghi di confine sono luoghi di ricchezza vera, sono luoghi in cui l'altro non è il diverso, ma quello che porta la novità dalla quale si apprende. In genere le città di mare sono così, tanto per sottolineare, diciamo, le città di mare sono così, sono luoghi dove i porti accolgono attraverso le merci le culture che sulle merci viaggiano, ed è sempre stato così nella storia dello sviluppo delle civiltà umane. Quindi per me andare in questi posti, incontrare gente, è stata una forma di arricchimento, anche incontrare le differenze che ho sempre immaginato fossero abissali rispetto alle mie conoscenze, e invece poi ho appreso che forse uno sguardo diverso mi aiutava a guardare il mondo in maniera diversa. Una volta il cardinale Martini, che ho avuto il piacere di incontrare e di intervistare quando era a Gerusalemme, mi raccontò una storiella che è meravigliosa, ve la racconto brevemente, non con la sua intensità ovviamente. Un uomo nel deserto cammina e vede da lontano un altro uomo che si approssima, lui si guarda in giro, non può scappare da nessuna parte, ha paura di essere aggredito. Non ho niente con me, c'è il rischio che quell'uomo mi aggredisca, mi voglia rapinare, e quando vedrà che non ho nulla, magari mi ucciderà. E mano a mano che si avvicina, rendendosi conto che non ha vie di scampo, non ci sono vie di fuga, la sua angoscia aumenta. Fino a quando finalmente è a vista di quest'uomo, si accorge che quest'uomo è suo fratello, che non vedeva da tanto tempo. Ecco, probabilmente nell'altro, nella differenza, nel diverso da noi, c'è molto più di noi stessi di quanto non possiamo immaginare. E io sono certo, non avendole ancora visto, ma Metis mi ha già dato delle dritte fantastiche che non vi posso dire, che in questi corti c'è tanta più umanità e tanta più cultura di quanto esista sotto il cielo di Roma in questo momento. E sono convinto che questo sarà un momento di arricchimento mio e di tutti voi che il festival già lo conoscete. Vi invidio un po' per questo, ma recupererò strada facendo, promesso. Grazie al nostro conduttore Franco Di Mare, vedi, ha trovato anche lui la motivazione. Di solito i conduttori lo dicono alla fine del festival che hanno fatto da Valletti a Metis, non lo dicono prima. Si vede che ha visto i festival degli altri anni. E quindi do la parola al conduttore vero del festival di Tutti i Paesi Nera, che non è solo conduttore, ma in sé da tanti contributi dal punto di vista della creatività, autoriali, soggetti, da tanti ma tanti suggerimenti a questa iniziativa, e quindi ormai è considerarla della RAI è un errore. Metis è più dei tulipani e poi in prestito alla RAI. Grazie Metis. Grazie. No, devo dire che, come potete immaginare, quando ho proposto il nome di Franco ho dovuto proprio combattere per convincere tutti. Ho visto gli occhi illuminati di tutti i presenti in una riunione e mi hanno detto: ti prego, convincilo. E poi sentivo Flavia che diceva: no, ma lui si deve svegliare presto al mattino, non possiamo chiedergli una cosa del genere, non potrà mai. E invece Franco ha accettato con tanto affetto e tanto amore per Tulipani di Seta Nera. Appena gli ho raccontato del nostro progetto, l'ha sposato appieno. Effettivamente ho visto il festival crescere, quasi nascere, era all'asilo, adesso sto andando alle scuole medie ed è cresciuto veramente, veramente tanto, non soltanto per il numero di corti, il numero di partecipanti, il nostro comitato artistico, le persone che ci collaborano, ma per quello che le persone ci mettono dentro, e questo mi ha pian piano rapito sempre di più il cuore, di conseguenza il tempo, le emozioni, la voglia di condividere per cercare di far crescere sempre di più non soltanto il RAI questo progetto, ma di farlo conoscere. All'inizio ero molto perplessa perché forse il cortometraggio non è particolarmente amato in Italia, però mi sono resa conto che in un lungometraggio un messaggio sociale si perdeva fra tanti, e in una pubblicità progresso, no, quelle che si definiscono così, veniva banalizzato molto spesso. Il cortometraggio era
perfetto per quello che volevamo raccontare, la diversità. In questi giorni mi hanno ripromesso di raccontarlo perché mio papà è laureato in teologia, quindi potete immaginare a Pasqua che cosa succede a tavola di Meo. E mentre leggevamo in aramaico la Bibbia, a un certo punto mi ha letto un termine che è Kadosh, che è uno dei termini più utilizzati dagli ebrei. Noi lo traduciamo erroneamente con la parola santo e leggevo sempre Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ho preso da brava secchiona del liceo classico il mio vocabolario, ho guardato in greco, in latino, in aramaico e ho scoperto che in realtà voleva dire diverso. Loro consideravano santo qualcosa di diverso. La scoperta della diversità per loro equivaleva alla santità e il conoscere il diverso voleva dire avere una nuova ricchezza, ed è quello che ho scoperto in questi anni con il festival. Ogni volta che qualcuno mi raccontava la diversità dal proprio punto di vista, io mi sentivo arricchita. Santa forse no, per quello ci stiamo lavorando, però mi sentivo arricchita, ed è questo quello che spero che riusciremo a condividere insieme il 28 e il 29, facendovi vedere quello che i cattivoni hanno selezionato per voi, 14 corti, e infine premiando non soltanto delle persone che sono riuscite a raccontare quello che noi vogliamo, il sorriso diverso, ma dandogli anche, oltre a un paio di pacche sulle spalle come facciamo noi, un aiuto economico che penso non sia da poco per i tanti professionisti del cinema che continuano a crescere in questo paese, e la signora laggiù ne è la dimostrazione, glielo chiederemo a lei. Grazie, smetto di parlare perché sono logorroica, lo sapete. Assolutamente no, è una bravissima conduttrice. E adesso racconto un'altra verità di Tulipani Chitanera: in realtà se i registi partecipano, e quindi soprattutto gli attori o i sceneggiatori motivano i registi che hanno girato questi cortometraggi a partecipare, è perché sanno che tipo di giuria c'è dentro Tulipani di Seta Nera, e soprattutto quest'anno hanno avuto, diciamo, il piacere illustre di avere un vero rappresentante del mondo cinematografico ad altissimi livelli. Questo almeno è il parere che abbiamo io e Paola Tassone. Hanno avuto quest'anno come presidente Caterina D'Amico, e quindi devo dire che riuscire a convincere Caterina D'Amico che il tuo cortometraggio sia un buon corto e che quindi sia una buona opera d'arte non è facile, ma Caterina è molto rigorosa, molto, diciamo, quindi pretende che le cose siano fatte bene, ma allo stesso tempo è di un amore impressionante, anche perché sono tanti anni che coccola questa iniziativa e che ci aiuta veramente con gratuità e un amore pazzesco. Quindi siamo doppiamente felici, uno perché c'è e due perché veramente ci sta crescendo. Grazie, parola a Caterina. Io sono notoriamente molto cattiva e tratto malissimo chi mi chiede di esprimere dei pareri, è la cosa più difficile al mondo, odio fare parte di giurie, mi cerco sempre di svicolare, anche perché soprattutto in un caso come questo voi potete immaginare che spesso i cortometraggi sono realizzati da giovani se non debuttanti, quasi debuttanti, e allora io mi nascondo dietro il fatto che, lavorando al Centro Sperimentale di Cinematografia, dico: qui c'è un conflitto, qui se si presentano dei miei allievi come faccio? Io non posso fare il giurato, quindi cerco di scappare, però loro mi braccano, io mi arrabbio, li tratto male e poi dico di sì. Dico di sì perché penso che questo festival, che faccio fatica a chiamare festival, perché penso che sia qualcosa di più e di diverso di un festival è una rassegna generica, qui c'è un altro intento, cioè l'intento di andare a scovare persone che fanno cinema con un intento sociale, il che è una bellissima cosa. Sarà una cosa controcorrente, poco di moda, non lo so, ma insomma è una bellissima cosa usare questo strumento formidabile che è l'audiovisivo in un modo non volgare, non becero, non qualunque, non dozzinale, non per promuovere se stessi ma per promuovere un'idea, e soprattutto un'idea
che sia un'idea che aiuta un'umanità che sta abbastanza nei guai a ritrovare se stessa e andare avanti. Io credo che i grandi obiettivi siano importanti anche per delle cose apparentemente piccole e frivole, come può essere un festival cinematografico. Porsi un grande obiettivo è sempre una cosa sana, ed è per questo che anche una cosa così apparentemente piccola, frivola, come può essere un festival cinematografico, secondo me può rappresentare un piccolo passo avanti nella società che condividiamo. E quindi mi fa piacere se posso dare un contributo. Se il mio contributo è quello di essere cattivissima, come sanno tutti, e vedere tutti questi film alla ricerca di un piacere mio personale. Io vedo i film perché mi piacciono, non li vedo per dovere, li vedo per gusto, per passione. Mi faccio trasportare da quello che vedo. E poi sì, sono abbastanza con i piedi per terra, credo, da capire quando qualcosa è buono e quando qualcosa non lo è, anche se magari non incontra esattamente il mio le corde che piacciono a me. Mi è capitato in passato di battermi per premiare dei film che non amavo particolarmente, ma che riconoscevo essere molto belli, molto intelligenti e molto, molto strutturati e molto forti, possedere delle grandi qualità anche se non mi erano affini. Quindi sì, questo credo di saperlo fare. E poi un altro motivo per cui sono qui è per questo mio amico che sta qua, col quale ci siamo incontrati professionalmente tante di quelle volte, per caso o per intenzione, che so che ci lavoro bene. E il terzo motivo è perché finalmente qui, dall'alto del ruolo conquistato con gli anni, mi acchiappo il diritto di chiedere perché questo festival si chiama così, che è quello che mi chiedo da 10 anni. Chi gliel'ha dato questo nome e che cosa vuol dire? Quindi è una domanda aperta, non so chi risponderà dopo Paola Dassone, più tardi, alla fine. Alla fine. Va bene. Allora, buona, come si dice in questi casi, buona visione. Io ho un augurio da fare nel futuro di questo festival. Io spero che arrivino molti più film. So che questo è una cosa terribile, perché quando arrivano tanti film bisogna vederli, e vederli è anche faticoso, selezionarli è faticoso, ma so che a me accade spesso, vedendo cortometraggi a volte molto belli che potrebbero benissimo entrare in questi temi, mi capita di chiedermi: ma perché non sono stati presentati a questo festival? Io credo che questo festival, se vogliamo chiamarlo festival, sia ancora troppo poco conosciuto, e quindi mi auguro che col tempo, col supporto della RAI, col supporto dei meravigliosi, formidabili padrini che abbiamo e madrine che abbiamo qui vicino, acquisti più notorietà e quindi agisca da calamita per attirare a sé film che io vedo che esistono, che sono belli e che a cui non è venuto in mente di iscriversi a partecipare. Buon lavoro. Grazie Caterina. No, ogni opera, diciamo così, ogni opera che ha una sua struttura ha bisogno di una pietra d'angolo, no? Quindi una pietra angolare. La nostra pietra angolare è Carlo Brancaleone, perché ormai è da sempre qui. Quindi tutto si regge e tutto ruota intorno. No, non ci posso credere, Carlo Brancaleone. Brancaleone. Carlo, parola a te, soprattutto anche per ricordare gli altri giurati. Intanto grazie di aver rinnovato la fiducia e soprattutto di mantenere questo rapporto non solo con la RAI ma con Rai Cinema Channel, che è un,
punto di divulgazione fondamentale per i cortometraggi. Io vorrei prima dire a Caterina che sono felice che hai preso il ruolo della cattiva, perché così noi possiamo dividerci il ruolo dei buoni o di quelli che temperano il tuo carattere, che è uno straordinario carattere. Allora, volevo fare una riflessione sui cortometraggi, perché non solo il tema è importante, ma il cortometraggio è la cosa che per me fa più tenerezza in questo momento nell'industria italiana, perché se voi provate a produrlo, se voi provate a pensare un ampliamento della divulgazione del cortometraggio, non c'è distributore, non c'è produttore che non parta con un meccanismo di è meglio che non lo fai, non lo sappiamo dove mettere, non sappiamo come distribuire. In realtà non è un prodotto industriale. Questo lo rende ancora più speciale, perché a questo punto l'unica cosa che scatena la possibilità di fare un cortometraggio è l'idea e soprattutto la passione e la determinazione nel farlo. Questo è legato molto alla giovinezza, è legato molto ai ragazzi, è legato molto alle persone che vogliono continuare a salvare questo panda del cinema italiano, che effettivamente non è protettissimo, ma da voi sicuramente viene messo in una luce particolare. E questo è un dono che i Tulipani, che poi ci spiegherete, di Seta Nera da 10 anni, e questo numero che Franco Di Mare ha suggerito è effettivamente molto importante anche per Totti, tanto per dire. No, si scherza. È il numero assoluto. Quindi voglio, appunto, come mi è stato suggerito, ricordare i nomi della, beh, la Presidente è inutile dirlo, io mi sorpasso. Fausto Brizzi ha partecipato con tutto il suo entusiasmo ed era lì presente, con tutte le valutazioni, i conflitti, gli antagonismi e i giudizi negativi e positivi che si sono creati. Marianna Cappi, che è qui con noi, tra l'altro, Enzo Lavagnini, che è anche qui con noi, Lucia Ocone, che credo sia a teatro, quindi non potrebbe essere qui, e Vince Tempera, che non è qui, mi pare, almeno non era arrivato, ma no, figuriamoci, è comprensibilissimo. È un team quantomeno entusiasta. Quando si vede insieme delle cose che sia che ci piacciono sia che non ci piacciono, c'è quel feeling, scusate la parola, quel sentimento meraviglioso che ci accomuna sia nel giudizio positivo sia nel giudizio negativo. Comunque sono tutti buoni i cortometraggi, perdonami Caterina se prendo questa posizione, li divulgheremo su Rai Cinema Channel. Ovviamente quando bisogna premiare bisogna scegliere, e questo lo sapremo tra qualche giorno. Grazie. Grazie Carlo Brancaleoni. Adesso torno a dire, prima li annunciavo, li presentavo, ne spiegavo anche le motivazioni che poi ha portato Paola Tassone a chiedere se avessero avuto piacere di essere volti di Tulipani Seta Nera, a due artisti molto profondi, una grande famiglia dietro sicuramente Gianmarco Tognazzi, e quindi grandi interpretazioni e quindi una cultura cinematografica a tutti gli effetti. Valeria Melillo, a quale abbiamo apprezzato tantissimo delle cose che fa su Rai 1, prima dei film, delle piccole introduzioni di qualità, e abbiamo detto è solo già queste introduzioni sono esattamente quello che noi cerchiamo di fare per i cortometraggi, per i film che partecipano a Tulipani Seta Nera. Cioè cerchiamo di valorizzarne non solo l'aspetto puramente di opera cinematografica, ma valorizziamo anche il messaggio che c'è dietro quell'opera cinematografica. Quindi abbiamo questi due obiettivi che sono dietro ogni opera d'arte. Lascio la parola al nostro padrino Gianmarco Tognazzi. Grazie. Allora, grazie a voi. Intanto sono onorato di far parte di questa meravigliosa famiglia, di questo decennale, che giustamente avete ricordato è una cosa importante. Quando si va avanti 10 anni vuol dire che ci sono delle basi importanti, e quindi io auguro a questo festival di andare avanti perlomeno altri 10 e altri 10 e altri 10 e altri 10, cioè che ci sia la continuità, che è una parola che purtroppo nel nostro
settore un po' dimenticata. Io sono sempre stato un grande amante dei cortometraggi, ho sempre pensato che fossero la strada giusta per poter parlare di cose differenti e per dare modo alle nuove leve, sia sotto il profilo della scrittura, dell'interpretazione e della regia, di potersi esprimere per poi passare davanti alla macchina da presa o dietro la macchina da presa nei lungometraggi. Questa è una scuola che è insegnata da tutto il cinema nordico, che in realtà parte esattamente con queste modalità. E allora l'idea che mi viene prima, ragionando su quello che si diceva prima sulla divulgazione del cortometraggio, che sappiamo che tipo di difficoltà può avere, mi viene di pensare che forse si potrebbe fare una proposta importante a livello proprio istituzionale per quello che riguarda le scuole, nel senso che io credo che tutti questi cortometraggi potrebbero far parte, prima ancora di arrivare poi alla giuria, essere perlomeno proiettati in quelle scuole medie dove questo tipo di messaggio sulla diversità può essere magari recepito in maniera più forte che dalle scuole elementari, dove forse si è ancora un po' troppo piccoli, e ancora meglio del liceo, dove forse invece già iniziano a inocularsi dentro di noi quella manifestazione di adulta, che invece di farci riscoprire il bambino che è in noi, con quella purezza che invece sono le storie poi rappresentate e che io ho avuto la fortuna di poter vedere tutte per quello che riguardano i corti finalisti, e devo dire che c'è all'interno una qualità non soltanto di quello che si racconta, ma anche la diversità con cui si racconta la diversità, anche se poi io sono uno che pensa che la diversità non esista, esista l'unicità. Diverso è già una parola che in qualche modo fa pensare a qualcosa di anormale, invece la diversità è normale, perché è normale che uno sia diverso dall'altro, e quindi mi piace di più la parola unicità. E qui abbiamo tanti corti che rappresentano tante unicità diverse tra di loro, per età, per argomento, per modalità con cui vengono recepite dai protagonisti e dal pubblico, in maniera positiva e negativa, attraverso un'esaltazione o una critica di un atteggiamento nei confronti della diversità. Sono veramente realizzati a livello qualitativo in maniera importante, non voglio dire chi più chi meno, ma la media è molto alta sotto profilo registico, sotto profilo interpretativo e sotto profilo della scrittura nella sintesi, cosa che io non ho, come avete potuto capire, non ho mai avuto il dono della sintesi, e questa è una mia pecca, ma adesso mi levo subito dal microfono e lo passo a Valeria. Questo per dire che credo che forse un modo per divulgare, far tornare anche proprio nell'atteggiamento, nell'approccio al cortometraggio, io credo che le scuole, istituzionalmente il cinema debba ripartire appunto dalle scuole, nell'educazione, nella formazione, perché se vogliamo avere un futuro per il cinema italiano, per il cinema giovane e anche per il cinema invece che è quello che va nelle sale, bisogna ripartire da una formazione consapevole di che cosa è l'arte cinematografica. Grazie. Valeria Mirillo, come prima accennavo, è un volto, direi uno, una persona di una profondità artistica molto elevata, e siamo veramente contenti di poterci arricchire di quel contributo che ci potrà dare nella decima edizione. Parola a Valeria. E intanto salve a tutti. Io mi sono chiesta, no, che cosa vuol dire essere la madrina di un festival, perché poi non lo so, perché non l'ho mai fatto. Essere testimone per quello che io posso fare solo con la mia presenza, per una cosa così bella e poetica e importante, sono felicissima di farlo. Io non posso fare altro che essere presente, lo sarò, la mia presenza poetica non so che cosa vuol dire esattamente, cosa voglio dire, però diciamo che ci sarò e sono molto molto felice di esserci. Ho visto questi corti, parlare della diversità a prescindere da come è comunque importante, non basta mai, come, e quindi poter partecipare a questo evento e poi il decimo anno e tutto quello che tutta l'importanza che ha questa serata, insomma sono molto molto felice. Tutto qua.
Grazie Valeria. Dico un'ultima cosa, io penso che forse come padrini possiamo cercare di fare quello che ci veniva chiesto prima, cioè trovare un modo nostro per aiutare a divulgare la consapevolezza che esiste questo festival anche tra i giovani che si affacciano e magari stimolarli a partecipare e, o dare dei riferimenti a chi organizza per fare in modo che si possano avere più opere in gara dalla, anche l'anno prossimo. Questo è quello che possiamo fare come padrini. E vive Tulipani, Valeria e Gianmarco. Allora, il festival si arricchisce di cos'altro? Anche di una sezione particolare che è quella del social clip che conduce la nostra Serena Grey, al quale lascio la parola. Grazie, grazie. Beh, innanzitutto è un piacere avervi naturalmente in questa edizione come padrino e madrina, grazie davvero. Un ringraziamento speciale ai nostri giurati, a Franco Di Mare, a Metis Di Meo, che lo slogan dalla sala prima è partito era già Marameo, quindi insomma siamo a posto. Detto questo, parliamo di musica, perché all'interno di un grande festival dove si parla di tematiche sociali come questo dei Tulipani di Siete Nera non può non essere toccata quella parte che arriva al cuore di tutti, che è la musica. Appunto, da 3 anni a questa parte, grazie all'idea appunto di Paola Tassone e di tutto lo staff dei Tulipani, si è sviluppato questo progetto definito appunto Social Clip. Da 2 anni a questa parte ho così l'onore e l'onere di condurre questa sezione che sarà appunto nella giornata del 29 di aprile alla Casa del Cinema, e dove dopo una serie ed attenta selezione sempre capitanata dal maestro Vince Tempera, grazie anche a Sara Galimberti che è la cantautrice diciamo che ci segue, insomma in particolar modo proprio Sara ha fatto, Sara alzati, che così insomma hai modo anche tu di prendere il tuo applauso. Lei ha sviluppato proprio anche la canzone, la sigla del social clip dei Tulipani. Insomma, proprio nella giornata del 29, dalle 18.30 alle 19.30 ci sarà questa sezione. Sono 5 social clip che sono stati selezionati, tutti con una tematica specifica. Si parlerà degli anziani, si parlerà dell'ultimo istante di vita di una persona, quelli che possono essere i vari pensieri che vengono attraversati, si parla di amore, si parla veramente di tante cose, anche dell'aspetto di questa internetizzazione, permettetemi questo vocabolo un po' strano, però insomma di tutto quello che internet crea nella vita dei ragazzi molto più giovani. Insomma, sono diverse le tematiche che vengono toccate, tutte molto interessanti, quindi vi invitiamo il 29 appunto non solo dalla mattina ma anche nel pomeriggio a seguire quella che è questa sezione. Fra l'altro, proprio parlando di sezione social clip, come forma collaterale, sempre alla Casa del Cinema, nella giornata del 29 è stato diciamo creato un workshop sempre tramite la nostra Sara Galimberti, il maestro Vince Tempera, ma anche un grande regista che è Mario Maellaro. Verranno date nozioni proprio per coloro che vi parteciperanno in questa full immersion, dove verranno date nozioni importantissime su come realizzare proprio un videoclip nella totalità, quindi dagli arrangiamenti a tutte quelle che possono essere le direzioni di regia, di musica, e quindi insomma anche su questo i Tulipani sono grandi proprio perché affiancano tutti coloro che vogliono approcciarsi al mondo dei videoclip in questo modo. Bene, grazie, grazie. Grazie tante Serena. Allora, io anticipo solo una cosa del programma artistico che poi aggiungerà Paola Tassone, perché abbiamo qui presenti dei volti, quindi lei aggiungerà un corto fuori programma, parlerà di un artista che poi allieterà il 30, ma lo dirà dopo. Aspetta un secondo. Allora, intanto per noi un grandissimo ringraziamento. Noi abbiamo 2 premi, posso dire, antagonisti del premio della giuria, che sono: uno, il premio che dà Rai Cinema Channel. Da oltre un mese ci sono non solo i 14 cortometraggi, ma ce ne sono 34 in competizione sul sito www.tulipanisitanera.rai.it, quindi c'è il voto del pubblico, c'è il pubblico nazionale e internazionale che si guarda il corto, lo visualizza, e quindi il cortometraggio che raggiungerà il maggior numero di visualizzazioni riceverà da Rai Cinema Channel il premio. Considerate che l'anno scorso il primo che arrivò superò le 750.000 visualizzazioni in solo 10 giorni, facemmo fare
il record a Rai Cinema sicuramente, ma ottenemmo anche un più 9 per tutto il cinema, il sito www.rai.it. Quindi ebbe un picco il sito Rai di visualizzazioni grazie al progetto di Rai Cinema Channel e quindi Tulipani Sidra Nera. Quindi ricevette il consiglio di amministrazione di Rai Cinema un encomio, un premio e quindi una congratulazione dal responsabile di Rai.com, quindi di chi si occupa di questa tematica dentro la RAI, e di conseguenza RAI Cinema festeggiò con noi questo risultato importante, tale da metterlo addirittura nella relazione di bilancio. Quindi in cose assolutamente, sembrano cose tecniche, ma per il sacrificio che fa Paola e tutti gli altri è di grande risultato. Diciamo che ancora si possono vedere, possono sì. essere visualizzati, e sono ancora in gara 34 rispetto ai 14 che entreranno in gara 28-29 e poi il 30 sul Teatro Olimpico. Comunque, una cosa importante volevo finire di dire, sì. poi l'altro premio antagonista qual è? È il premio della giuria di varietà, che non è varietà, c'è la E che è più grande, perché l'idea è di rappresentare una varietà, nel senso che ci sono persone selezionate da chi? Dalla nostra presidente giuria di varietà, quindi Sara Iannone, che è qui davanti a me, e dai quattro vicepresidenti, quindi Catello, Masullo, Paola Dei, Massimo Nardin e Franco Mariotti, che sono qui presenti, e loro selezionano una giuria di persone che hanno uno spiccato senso e attenzione al mondo dell'arte, al mondo del cinema, alla cultura, e questa giuria selezionata diventa la giuria di varietà e quindi guarda i cortometraggi esattamente come li ha visti la giuria e assegna un premio. Quindi un premio che comunque vuol dire un'altra, diciamo così, un'altra visuale rispetto a quello che ha la giuria del festival. E poi adesso lascio la parola a Paola Tassone per raccontarci il film fuori concorso, per raccontarci anche gli artisti che interverranno, alcuni, non mi raccomando, non li svelare tutti, che interverranno nelle tre giornate di festival. Allora, Tulipani di Seta Nera quest'anno ha con noi un volto di eccezione, e qui con noi Cinzia Leone. Ah, sono io, volto d'eccezione. Tulipani di Seta Nera è anche questo, sorridere, e per me è molto importante, sì. perché sorridere secondo me è quello che ci rende più uniti, perché davanti a una risata nessuno, tutti i pregiudizi, tutto scompare. Mi devo toltare. Vero? Scusate le spalle. Scusatemi. Eccomi. Allora, un saluto rapidissimo. In realtà faccio solo una piccola partecipazione sull'intrattenimento, ma sono contenta di farla in un luogo che ci avvicina la parola sociale, nel senso che l'unico modo per capire dove stiamo è perché ci stiamo. Sta parola sociale ogni tanto qualcuno, grazie a Dio, la tira fuori. Quindi io partecipo volentieri quando c'è la parola sociale. Grazie, ma è una cosa di 5 minuti. Non è che sto lì 2 ore a fare chissà che. Grazie, ciao. Grazie Cinzia. E poi c'è un'altra novità particolare, perché quest'anno fuori concorso abbiamo all'interno della kermesse, andrà in onda alle 20, sarà proiettato un'anteprima di un corto preparato, possiamo dire in modo anche per noi, cioè pensandoci, ha conosciuto il festival, ha visto i nostri obiettivi, le nostre finalità, e lei ha creato il suo progetto. Vi presento Alice Bellagamba, che sarà con noi in anteprima. Buonasera, salve, sono emozionatissima di essere qui e sono onorata, insomma, di far parte di questa famiglia, quindi grazie per al Festival dei Tulipani di Seta Nera. Ed è un cortometraggio di fantascienza, è nato in un momento anche per me molto particolare, perché sono sempre rimasta un po', tra virgolette, sconvolta, insomma, di quello che sta capitando a livello di guerre nel mondo, quindi affronta un tema a me molto vicino, e il tema principale di questo cortometraggio fantasy è proprio la distruzione e la rinascita
attraverso l'arte. E per me la mia arte, l'arte che io studio sin da bambina, è la danza, quindi possiamo anche chiamarlo un cortometraggio per il sociale, ed è un dance movie. Quindi io ringrazio davvero tutti quanti per poter far parte di questo splendido festival, e sono, lo ripeto ma non finirò mai di dirlo, onorata e felice di essere qua. Grazie. Nelle novità di quest'anno in realtà c'è anche una bella, bella sorpresa che qualcuno di voi ha già, l'ha sentita, eccetera, ma abbiamo una nostra sigla ufficiale che Sara Galimberti, insieme al maestro Vince Tempera, ha scritto per noi, vero Sara? Mi alzo, scusate le spalle, e chiedo scusa ma ho... un paradosso, una cantante che non ha voce, ma vabbè, cercherò, capita, può succede. E innanzitutto sono anch'io onorata di essere qui anche per il secondo anno, in particolare quest'anno avremo la possibilità di farvi ascoltare il brano appunto ufficiale del festival inciso di recente. Io sono onorata perché comunque è sempre un'occasione di crescita umana e artistica, e sono stata appunto contattata dall'organizzazione, da Paola, per poter raccontare. Non era una missione facile, perché raccontare la diversità a 360 gradi senza raccontare una singola realtà, quindi categorizzare in qualche modo, non è stata un'esperienza facile, ma è stata anche molto poi in realtà semplice, perché ho cercato di attingere dalla mia esperienza diretta, come prima di tutto come donna, perché diciamo che nella mia vita ho avuto la fortuna, diciamo, di confrontarmi con varie situazioni, realtà sociali, cooperative, quindi diciamo che l'attivismo proprio sincero, ancor prima che diciamo artistico, è stata una caratteristica della mia vita. Quindi in qualche modo ho cercato di raccontare, perché attraverso appunto un testo, tutto ciò che io nella mia vita fino adesso ho veramente osservato. Perché comunque in qualche modo l'arte è di per sé qualcosa di... è già un punto di vista diverso sulla realtà. Quindi io, che sono una grande osservatrice, perché mi divido tra la musica e la fotografia, che sono le mie più grandi passioni, sono una curiosa. Quindi ho un punto di vista sempre diverso nelle cose, non si può prescindere da un punto di vista diverso sull'umano. Quindi per me è stata una missione, una cosa... all'inizio difficile, ma poi è nata una magia, perché in realtà con l'incontro con il maestro, grazie all'incontro con il maestro Vince Tempera, tutto è stato molto più facile, perché è nato un'empatia prima di tutto umana e poi artistica, e lui ha saputo veramente valorizzare ogni singola testo, ogni singola parte del testo, e valorizzarmi come interprete con naturalezza, con leggerezza e con profondità. Quindi è nata questa sigla che avete modo di ascoltare il 30 dal vivo con voce e spero di aver rappresentato in qualche modo sia il festival ma anche un'esperienza di vita vissuta, perché devo dirti che mi emoziona ascoltarla, perché ritrovo anche dei vissuti personali, anche di infanzia e di adolescenza. Ognuno di noi in qualche modo è diverso, io lo sono stata per i miei motivi, ognuno di noi lo è, ma la diversità poi è un elemento naturale, quindi anch'io sono contenta di far parte di questa famiglia. Grazie a tutti voi, grazie. Grazie. E io adesso lascerei, prima dei saluti istituzionali che ci diamo tutte le istituzioni, sponsor e altro, lascio parola quindi alla Presidente Giulia di Varietà, a Sara Iannone, che ha da dirci due cose sulla composizione della giuria. Sì, perché anche perché i giurati sono 152, per cui vanno oltre poi ai vicepresidenti, a Catello Masullo che è proprio esperto di cinema, Paola Dei che è proprio psicologa d'arte, Massimo Nardin, Franco Mariotti, che fra l'altro è stato in giuria tecnica fino a 2-3 anni fa, e come devo dire anch'io sono stata presidente della giuria tecnica per svariati anni, non so se un triennio, non ricordo più. Seguo il festival ormai da 7 anni e c'è solo una cosa che mi fa piacere, cioè che mi attribuisco come mio valore aggiunto, che questo era un festival che all'inizio puntava ed era molto vicino, anche perché era comunque un festival giovane, giovanissimo, era appena nato, sulle diversità fisiche, e io mi sono battuta
tenuta, e questo volendo si può andare a vedere, perché fra l'altro sul web ci sono tutti i regolamenti, per cui tutti i criteri che dovevano avere, le caratteristiche che dovevano avere appunto i corti, dovevano corrispondere a dei criteri precisi, e io mi sono battuta tantissimo per inserire altre forme, perché la diversità fisica o il razzismo, c'erano due o tre aspetti che erano sempre quelli. Io mi stavo rendendo conto che in quel periodo, per cui il festival nasce nel 2007, una crisi vera mondiale, diciamo una crisi economica, finanziaria, culturale, inizia proprio dal 2007-2008, quindi loro hanno avuto un'intuizione incredibile, ma la vera cosa che non era mai capitata fino ad oggi, che noi avessimo delle crisi. Abbiamo sei crisi, cioè dalla crisi economica, crisi finanziaria, crisi di valori, crisi etica, sociale, per cui questi corti rappresentano veramente questa realtà, la realtà che noi stiamo oggi vivendo, per cui le diversità degli anziani, i disagi dei giovani, appunto l'integrazione, tutto quello che sta accadendo, le guerre di religione, le guerre in generale, per cui è eccezionale, perché questo festival, grazie a tutti coloro che in tutti questi anni l'hanno seguito, è cresciuto, ma è cresciuto sia da un punto di vista proprio tecnico, di qualità, la fotografia e i giovani. Poi c'è una cosa, l'intuizione è stata grande, io non so all'inizio chi proprio l'ha avuta, se Paola, se Diego Righini, importante, perché il corto oggi sta avendo un grandissimo successo, primo perché i lunghimetraggi costano pure troppo, per cui è diventata quasi una tecnica quella di fare prima il corto, farlo bene, distribuirlo, vedere quanto rende, e dopo vanno dei produttori e questo in generale. Il nostro è un caso speciale, perché parliamo appunto di sociale, e parliamo di sociale a tutto tondo. Questa è la cosa più bella. La giuria tecnica, che sono la giuria, scusate, di varie età, che in realtà sta in varie, più che varie età, è vero che hanno poi tutte le età, ma hanno soprattutto varie professionalità, per cui c'è dal magistrato al professore, al musicista, all'attore, al giornalista, ci sono tutti. Per cui è interessantissimo vedere, cioè dal loro punto di vista, dare un loro giudizio. Quindi è estremamente interessante, io continuo a fare sempre tanti auguri a questo festival eccezionale, a Paola soprattutto, e che vada, quest'anno sarà un altro ennesimo successo. La particolarità, grazie, è quella, grazie, proprio di parlare senza pregiudizio, vero? Grazie, grazie. Allora, un'altra brevissima novità, però lo dobbiamo dire, perché sono qui in sala con noi il presidente della FAND, nonché dell'AMMI, insieme a Lenz, il segretario nazionale, insomma, grazie di essere qui questa sera. Noi abbiamo creato per la prima volta in Italia il Comitato Promotore Sociale, costituito dalle due più grandi associazioni, una è la Federazione Nazionale Disabili, e l'altra è la Federazione Italiana Superamento Handicap. Abbiamo due obiettivi, quindi di sostenere tutte le professionalità del cinema e soprattutto tutte quelle che sono le tematiche legate all'inclusione sociale. Vi ringrazio e passo la parola. Adesso andiamo ai ringraziamenti, sicuramente. Poi farà parte del gruppo dei conduttori, anche di alcuni momenti noi avremo in sala stampa Beppe Convertini, che conosce bene il nostro festival e sarà sempre presente, e quindi ci vediamo inizia a entrare nella squadra. E poi adesso vado a quelli che sono fine sponsor, perché signori, se il festival si fa è perché qualcuno, come si dice, ci mette i quattrini e quindi aiuta tutto quanto. Il primo, diciamo, in ordine di importanza per noi è sicuramente Rai Cinema Channel, quindi il lavoro che fa Rai Cinema per noi. Secondo c'è Franco Lattanzi, è quello che fa il supporto che ci dà, un editore televisivo, noi è anche uno dei più grandi industriali italiani nel settore delle carni suine. Poi abbiamo Edizioni Grafiche Manfredi, che ci permette di fare tutta l'altra parte di grafica e quindi dal punto di vista tipografico. E poi oggi, se vedete, siamo in una sede veramente prestigiosa, perché siamo in uno degli alberghi più importanti e più belli di Roma, siamo nel Boscolo Esedra, e so che c'è il direttore generale, che è il padrone di casa, quindi è giusto fargli dire giustamente una parola, Claudio Schenardi.
Poi prende il microfono. Sì, buonasera a tutti. Una piccola rettifica: il direttore generale al momento era insomma assente, quindi io sono il direttore commerciale Claudio Schenardi. E nuovamente volevo darvi il benvenuto in questa splendida cornice qui dell'Hotel Exedra, Posh Terrace, concept unico, la casa del nostro executive chef Nico Sinisgalli. Più che executive chef, un artista con il quale avremo l'onore e il piacere quest'anno. Ovviamente è stato un cammino decennale ormai il nostro, quindi con reciproca soddisfazione e continuo impegno e continuo ovviamente miglioramento del servizio e ovviamente delle idee che sono poste al servizio di tutti. Quest'anno lanceremo un nuovo concept per vivere la nightlife romana, quindi avremo ovviamente quello che vorremmo creare, la nostra volontà è di rendere questa terrazza una terrazza unica, uno dei punti di riferimento unici, con questo affaccio stupendo sugli terrazzi di Roma, il Teatro dell'Opera, in distanza vediamo Piazza Venezia, quindi rendere uno dei posti più esclusivi questa terrazza grazie soprattutto all'aiuto del nostro chef. Non so se vuoi intervenire spiegando un attimino il nostro concept che sarà alla base, quindi ci sarà una reinterpretazione, credo di interpretare bene la tua idea dell'aperitivo e del post, quindi lascio a te brevemente la parola. Ci tengo a presentarlo di persona, visto che Nico Sinisgalli è veramente un artista, perché lo chef e quindi fa anche lui arte come la facciamo qui con Tulipani Seta Nera. Devo dire che ha arricchito dagli anni che sta a Roma, ha arricchito la cucina romana grazie alle sue ricette e quello che ha fatto per la cucina romana. Grazie mille, sono onorato di stare qui, intervenire davanti a voi. Il Posh è una delle terrazze più belle di Roma, veramente. Quest'anno l'obiettivo non è solo fare il ristorante alla carte, perché quest'anno faremo due degustazioni molto particolari, ma soprattutto far conoscere ai romani il concetto dell'aperitivo fatto con dei piccoli antipasti molto particolari, soprattutto a base di pesce, e il dopo cena, che è concepito con tantissima pasticceria fatta in casa. Poi abbiamo un bellissimo trionfo di piccola pasticceria che ormai penso che tutti i romani conoscono, e piano piano andare avanti così, magari con la banchettistica. Quindi vi aspettiamo, perché questa terrazza merita. E mi auguro anche, insomma, la nostra cucina, poi con tutto lo staff dell'Exedra. Grazie mille. Grazie ancora della vostra presenza, grazie. Arrivederci. Allora, devo dirli tutti, abbiamo un altro elemento del coordinamento artistico che quest'anno ci è venuto da una mano, che è l'artista Elena Coniglio, che si è inserita nel contesto dei Tulipani di Seta Nera. Abbiamo uno staff numeroso, ma poi lo troverete sui nostri siti senza metterci a citarli uno per uno. Abbiamo persone che sono stati i nostri volti in passato, Ivan Castiglione che è qua presente con noi, abbiamo tenuto una tavola rotonda bellissima l'anno scorso sulla cultura della legalità. Quest'anno ci sarà una tavola rotonda e vi dico un tema interessante, perché quanto l'innovazione aiuta a salvaguardare l'ambiente. Lo farò in un contesto molto contraddittorio, vedrete che succederà sicuramente un po' di polemica, ma farò vedere un cortometraggio su come erano gestiti i rifiuti a Roma nel 1974, su come si faceva il riciclo dei rifiuti, il riutilizzo, e intervisterò l'avvocato Maglio Cerroni. Quindi vedrete che su questo un po' di polemica su Roma ci sarà sicuramente, sarà una cosa di assoluto interesse, speriamo non solo per la magistratura ma anche per la stampa e per altre cose. Allora, poi ringrazio i patrocini, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, il MIBACT, quindi il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, l'INAIL, la Regione Lazio, il Comune di Roma, l'AMMI, il Fish Fund, ENS. Andiamo quindi al detto sponsor tecnici, Antica Norceria di Franco Attanzi e Figli, Edizioni Grafiche Manfredi, Stampa Tipo Litografica Italiana, Sabrina Persichino, Residenza Ripetta di Roma, Hotel Beverly Hills Roma, AZ per le vostre eliminazioni promotion, Stage 4 Communication, Studio 10, Risorgi Roma, il Circo Bianco, Radice in Movimento, Simone Raccioppo, Jewels. Poi andiamo ai media partner radio e questi li faccio dire a Metis.
Innanzitutto vorrei ringraziare Antonio Martino per i miei abiti, vorrei ringraziare perché ci hanno accolto con grande affetto quest'anno a Radio Rai, Radio 2, e ci seguiranno in varie forme e misure, oltre all'accoglienza che abbiamo avuto su tutti i canali Rai, oltre che Rai Cinema e Rai Cinema Channel, Radio Incontro Donna. Rai Cinema Channel ve l'abbiamo nominato più volte, quindi prima di andare a casa tutti su Rai Cinema Channel a guardare i corti. La Regione Lazio, la Direzione Regionale Cultura e Politiche Giovanili della Regione Lazio e il Teatro Olimpico, che ci ospiterà il giorno 30, e la Casa del Cinema, dove, che ci vedrà il 29 e 30, tutto il giorno lì. Abbiamo, come al solito, grazie all'Ente Nazionale Sordomuti, abbiamo l'interprete LIS. Siamo stati dei primi festival di cinema in Italia a dire che se inutile facciamo teoria del sociale, se poi escludiamo una parte degli italiani dalla possibilità di poter partecipare al festival, e quindi lo abbiamo sempre avuto e continueremo sempre a averlo grazie alla loro generosità. Devo dire, ricominciamo a ringraziare Medis Di Meo, Franco Di Mare, Carlo Brancaleoni, Caterina D'Amico, Gianmarco Tognazzi e Valeria Milillo. Grazie a tutti voi. Se c'è qualche testata giornalistica, se c'è qualche testata giornalistica e vuole fare qualche domanda, questo è il momento. Ora o mai più. Non pubblico, ma testata giornalistica. Ci deve dire la motivazione, Paola, come mai si è chiamato Vai, Paola. Di Seta Nera. In realtà lo lascio al vostro immaginario. Poi, se volete sapere proprio il perché, ve lo dico. Allora, tulipani perché è un fiore che rinasce ogni anno sempre più bello, sempre più forte, passa l'inverno e quindi è forte. Di seta nera perché rappresenta il nero, rappresenta l'oscurità, il diverso, lo sconosciuto. Di seta perché invece rappresenta la preziosità, e da lì mi è venuto tulipani di seta nera. Diego, posso chiedere solo un attimo? Vai, perdonami, Metis. No, spesso durante la conferenza stampa è stato usato quest'oggi il termine innovatore, visto che dai media, proprio da domenica, il giorno in cui è scomparso, è stato utilizzato innovatore per salutare Gianni Boncompagni. Si sta parlando di cinema, di televisione. Farei un applauso a Gianni Boncompagni, solo questo. Permettetemi l'ultimo saluto, perché se sono qui lo devo a un caro amico che in questo momento non è qui ma sarà qui con noi, e vorrei chiedervi un applauso per Andrea Roncato. E chiudo in bellezza, perché è un uomo impegnato, sta girando un film, molto impegnato. Diego Righini e Paola Tassone, che sono i fondatori del festival, e Ilaria Battistelli, a loro e l'Università Cerca Lavoro un grande applauso. Io direi che, dato che mi sono alzata, è finita la conferenza. Apriamo le danze. Grazie a tutti voi. Grazie.